Ragazzi, è disarmante, veramente, devo essere sincero, è veramente, veramente disarmante. L'Inter riesce a farti diventare piccolo così, sia da tifoso avversario che anche alle squadre che l'affrontano, insomma, ti riesce a far diventare piccolo così. Poi dopo, quando tu giochi contro l'Inter, dici, ma l'avversario è quello che è, ma no, è loro che sono veramente forti e rendono l'avversario piccolino. Secondo me è questo, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. L'Inter quest'anno è una squadra pazzesca, l'Inter quest'anno è una squadra pazzesca e in più ha ritrovato, non ha ritrovato, ha trovato un giocatore, anzi, consiglio, altro che fischi a Lukaku, i palloncini bisognava regalare. Meno male, ragazzi, e lo dico per voi cugini interisti, meno male che questo non è tornato, perché voi avete scoperto un attaccante veramente fuori dal mondo. Questo è pazzesco, questo è sempre decisivo, fa sempre gol, e i gol che fa, ragazzi, sono pesanti, perché io sono un estimatore di Lautaro Martinez. Per me Lautaro Martinez è un attaccante che mi porterei domani al Milan. Però, e poi a volte ci abbaglia con questi 4 gol in una partita. Thuram sicuramente non è Lautaro Martinez. Thuram sicuramente non farà nella sua carriera 4 gol o 3 gol a partita facilmente. Ma ne quando fa, lo fa veramente pesante. Quando li fa, sblocca partite pesanti e dà il via a una vittoria, vedi derby. Oggi partita segna sempre e poi fa anche far gol, fa giocare bene la squadra. Ragazzi, io sinceramente, anziché i fischietti, gli avrei fatto un regalino per non essere tornato, perché se oggi ci fosse stato Lukaku, non so se questo Thuram avrebbe avuto poi così tanto spazio, perché poi uno dice, ma se uno è forte esce lo stesso alla lunga. E no, perché se poi davanti hai un altro, giochi di meno e magari non riesci a dare quello che hai, invece così lo sta dando, perché insomma, non tutti i mali vengono per nuocere. Allora, diciamo, belli siete, ragazzi. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nech, nella casa del pane e balun. Dai, ragazzi, dobbiamo commentare al volo perché tra un po' inizia la partita del Milan. Devo fare anche la live reaction, la partita tra Napoli-Milan. Insomma, dobbiamo dire due cosettine su questa partita, su quest'ennesima vittoria dell'Inter, su questo strapotere nerazzurro, sul primato che si è ripreso l'Inter, perché insomma è tornata in vetta alla classifica, beh, giustamente pareggiando le partite, perché ieri pubblicizzavano la Juve, manco fosse una partita in più, però devono giocare le altre. Adesso vediamo se rimarrà prima. Ora prima non rimane più, vediamo se rimarrà seconda. Vabbè, ma detto questo, dobbiamo analizzare la partita e vedere due o tre cosettine, insomma, in più, perché comunque ogni partita l'Inter ci regala qualche chicca in più. E oggi voglio analizzarla insieme a voi. Prima di cominciare, però, ragazzi, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, è gratuito, non costa nulla. Iscrivetevi, attivate la campanella per non perdervi nessun mio contenuto ogni qualvolta io lo pubblico. Mettete un bel like per sostenere il video e soprattutto, ragazzi, ditemi la vostra nei commenti. Ditemi la vostra nei commenti, perché insomma, è tanta roba questa Inter. A me è impressionato anche stasera. Perciò fatemi sapere la vostra. Se vi va, seguitemi su Instagram. Ho un gruppo Telegram. Venite a dare un'occhiata e magari date un'occhiata al primo commento. E soprattutto, ragazzi, è tutto gratuito. Nella descrizione di questo video ci sono tutti i vari link per accedervi. Perciò vi aspetto numerosi. Partiamo. Ci eravamo lasciati oggi pomeriggio dopo una partita rocambolesca, quella tra Cagliari e Frosinone, finita per 4-3 per il Cagliari, e ci ritroviamo con questo cortomusettino. Però è un cortomusettino molto sostanzioso, è un cortomuso che pesa, è un cortomuso che ci può stare nel calcio, perché voglio dire, non è che adesso dobbiamo abolire gli 1-0, anzi, a me piacciono gli 1-0, perché gli 1-0 sono quelle partite che ti tengono, che ti tengono sempre sull'attenti, no? Perché non è un 2-3-0 lascia andare, un po' come Frosinone, no? Per il PA 4. 1-0 sono quelle partite belle. Poi ci sono cortimusi e cortimusi. Quello di stasera è stato un cortomuso pazzesco. La prima cosa che mi viene in mente, ragazzi, è che è quella che continuo a dire: quest'anno l'Inter è più forte degli altri anni. L'Inter è più forte perché è paziente. L'Inter ha la pazienza che gli altri anni gli veniva a mancare in certi momenti della partita, quando non riusciva a sbloccarla, si intestardivano, magari si incaponivano a fare delle cose che poi dopo non gli venivano, e a volte non la vincevano e addirittura
capitava anche che magari la perdevano con qualche contropiede perché tutti in avanti. Invece a me mi sembra di vedere oggi un Inter che anche quando sta facendo la partita e non riesce a sbloccarla, la gioca con calma. Oggi è arrivato il gol a 20 minuti dalla fine. Insomma, l'azione, che è stata una bella azione dell'Inter in ripartenza, anche qui è stato palla, anche, però è sempre stata, io l'ho visto, il viso dei giocatori non erano frenetici, non erano agitati, giocavano, continuavano a giocare la partita, cioè, e quello è una dote in più che ha una squadra, quando è consapevole di essere forte ed è tranquilla, perché sa che prima o poi, al momento giusto, arriva, i 90 minuti sono lunghi, prima o poi arriva, poi al massimo ti puoi far prendere dal panico gli ultimi minuti, però insomma questo è quello che vedo in più dell'Inter confronto all'anno scorso, agli altri anni, che insomma anche gli altri anni era forte l'Inter, però a volte si incaponiva. Oggi mi sembra da quel punto di vista molto più sul pezzo, molto più esperta, insomma i giocatori, anche quelli che c'erano già, hanno un anno in più, perciò ci sta, ma anche l'aver fatto una finale di Champions League, essere arrivati in fondo fino alla competizione l'anno scorso, e insomma quello è un bagaglio di insomma di esperienza che te la porti dietro, no? Perciò anche quello conta molto. Ragazzi, l'Inter comunque sostanzialmente ha fatto la partita, perché nel primo tempo io conto una traversa, un cross di Dumfries dove Dumfries crossa e para sulla ribattuta a lui Patricio, Di Marco d'esterno fa un tiro e un altro po' fa un gol della Madonna, e insomma li vedevi, erano molto più feroci, molto più sul pezzo, ti attaccano, poi sono impressionanti, quando tu guardi le loro partite sembra che sono in 18, io lo dico, ma non voglio essere ripetitivo, occupano il campo talmente bene che in qualsiasi posto va la palla ci sono sempre due o tre di loro e diventa difficile, non si perdono mai, e poi mi sembra che corrono sempre tutto, che abbiano una condizione fisica atletica pazzesca, cioè se noi calcoliamo che comunque l'Inter a livello di età non ha vecchi, no? Però non ha neanche di primo pelo, insomma, i vari Mkhitaryan, i vari Acerbi, i vari Darmian non sono giocatori di primo pelo, però corrono, ragazzi, corrono, li sta facendo girare bene, ragazzi, è pazzesco, c'è poco da dire. Insomma, primo tempo è finito 0-0, ma solo perché la Roma è stata imbarazzante nel primo tempo, non ha praticamente mai superato la metà campo, ma secondo me i giocatori della Roma l'hanno fatto per solidarietà a Lukaku, no? Per evitare i fischi, no? Perché ogni volta che anche solo si avvicinava al passaggio a Lukaku c'erano questi fischi, che ci sta, ragazzi, io anzi ho trovato imbarazzante il divieto di dare fischietti, non vedo il motivo, se non si può neanche più fischiare lo sta, l'importante è vietare i fischi, insomma, poteva dare adito a qualcun altro di fare qualcos'altro, il fischio è una cosa lecita, non è che, vabbè, detto questo, che è una cosa mia, un primo tempo che finisce sullo 0-0, il secondo tempo ecco, il secondo tempo l'Inter ha iniziato un pochettino in sordina, la Roma è uscita un pizzico fuori, no? Insomma, si è affacciata un paio di volte nella metà campo dell'Inter, e se non sbaglio è stata anche pericolosa in un'occasione, se non sbaglio nel colpo di testa di Cristante, dove fa una gran parata Sommer, l'unica della partita, perciò si è fatto trovare pronto, ma poi dopo ha ripreso le redini del gioco l'Inter, ha ripreso a giocare la partita, diciamo che nel secondo tempo si è un pochettino un po' più stabilizzata, ecco, non era più veloce come nel primo tempo, anche l'Inter stessa ci sta, dopo le fatiche di Champions League, però insomma l'ha sempre avuto in mano il pallino del gioco l'Inter, fino a quando addirittura poi è arrivato appunto il gol. E voglio, a parte il gol di Thuram, e ho già detto quello che è Thuram per me, voglio anche sottolineare il cross di Di Marco, ragazzi. Ragazzi, che nessuno si offenda, oggi Di Marco mi ricorda il Serginho del Milan. Cioè, quando tu hai da quel lato uno che fa sempre quei cross lì, cioè, ragazzi, è sempre un pericolo. Crossare in quella maniera lì, sono poche le persone al mondo che lo sanno fare, Di Marco è uno di quelli, cioè il cross te lo mette sempre teso, e mi ricorda
E vagamente Serginho che aveva quel bel cross teso a buttarla in mezzo all'area e poi a riempirla. Certo, poi c'è deve essere sempre qualcuno che la riempie l'aria. Però, insomma, quando tu hai un Di Marco che stoppa a seguire, passa, non ci pensa e fa questi cross qua, diventa difficile non fare gol. E Di Marco ne fa tanti. E pensare che stava quasi uscendo, perché dopo pochi secondi del gol è uscito sostituito da Carlos Augusto. E meno male che non ci ha pensato qualche secondo prima, perché poi Carlos Augusto ha altre caratteristiche, quella roba lì non l'avrebbe fatta e chi lo sa. Poi è vero che fa altre cose. Carlo Augusto, più che andare in fondo e crossare, va più in mezzo al campo. Infatti, ha fatto un'azione dove ha preso una traversa pazzesca di destro. Però, insomma, anche in queste cose qui il cambio al momento giusto, perché bastava anche solo tirarlo via 10 secondi prima e poi bisognava vedere come sbloccarla. Però, insomma, è un'Inter quadrata, è un Inter che non ti dà respiro, non ti dà spazi. Difficile, difficile giocare oggi contro l'Inter. Veramente sono in una condizione pazzesca e giocano un bel calcio e anche psicologicamente sono sul pezzo. Mi sembra di vederli molto, molto sul pezzo per questa stella che si vogliono portare a casa. Sarà dura quest'anno. Se l'Inter continua così, sarà veramente dura. Va bene, ragazzi, dai, vi lascio. Vado a preparare la mia live reaction di Napoli-Milan. Vi abbraccio di cuore a tutti quanti. Vi chiedo un bel like. Mi raccomando, scrivetemi la vostra nei commenti e ci vediamo più tardi. Bye bye!